Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Questa è una nuova morning routine perché so che guardate questo genere di video molto volentieri. Come sempre, come tutte le mattine, ovviamente mi devo svegliare. In queste ultime settimane, in questi ultimi mesi sono molto brava perché mi sto svegliando presto. Dovete sapere che io sono una dormigliona, io amo stare in piedi fino a tardi la sera e dormire quindi la mattina, però in questi ultimi mesi sono migliorata tantissimo. E una cosa che ho iniziato a fare da poco è leggere qualche pagina prima di alzarmi dal letto, giusto per svegliarmi con calma, ovviamente tempo permettendo, perché se devo andare a lavorare non lo faccio, quindi mi alzo subito anche perché se devo andare a lavoro dormo fino all'ultimo secondo. Prima di andare in bagno faccio areggiare la stanza e dopo tornerò a fare il letto perché non riesco a farlo subito, un po' perché non ho voglia e un po' perché mi piace appunto far cambiare aria alla stanza, quindi vado ad aprire la finestra e poi vado in bagno. Piccolo salutino anche a Moka che era qui in camera con me, stava dormendo nella sua cuccetta e quindi coccola, assolutamente le coccole mattutine non possono mai mancare e poi arrivo in bagno. La prima cosa che faccio ancora prima di andare a fare colazione è lavarmi il viso, così mi do proprio la svegliata finale utilizzando un po' di acqua fresca e un detergente in mousse. Questo è il Coco Fresh di Hello Body, lo utilizzo sempre tutte le mattine, mi piace perché pulisce in profondità la pelle, poi ha un profumo buonissimo, comunque molto delicato, quindi lavo sempre il viso con quello e poi vado a fare colazione. Ho ripreso l'abitudine di fare il cappuccino, non sempre lo faccio, però 5 giorni su 7 mi preparo il cappuccino, solito fatto con la macchinetta del caffè perché non ho voglia di prepararmi la schiuma, sono molto molto lenta, molto addormentata la mattina e ho deciso di mangiare le fette biscottate. Le fette biscottate con la cioccolata, con questa crema alla nocciola, sono un classico per me, le mangio molto spesso la mattina. Mi piace variare, però questa è una colazione che faccio proprio super volentieri. Un paio di fette biscottate con un bel succo di frutta, ho trovato questo al supermercato che è davvero buonissimo, se non l'avete provato ve lo consiglio. E poi faccio la mia colazione con calma sulla cucina, giusto 5 minuti, 5-10 minuti al massimo, non di più, e dopo vado subito a mettere le cose in lavastoviglie perché fortunatamente ho la buona abitudine di mettere subito in lavastoviglie le cose che ho utilizzato dopo la colazione, o meglio, non sempre lo faccio, però nella maggior parte dei casi vado sempre a caricare la lavastoviglie. Poi torno in bagno, momento skincare. Come prima cosa faccio una maschera, anche questa è di Hello Body. La cosa bella di questa maschera è che è da tenere in posa soltanto 7 minuti, quindi in quei 7 minuti vado in camera da letto e faccio finalmente il letto perché odio vedere il letto disfatto per tutta la giornata. Mi dà proprio l'idea di casa disordinata, di stanza disordinata, quindi devo farlo per forza. Ci metto poi poco tempo, quindi è un attimo, lo faccio anche volentieri dopo che mi sono svegliata fuori. Letto completato, torno in bagno, vado a rimuovere la maschera e poi applico la crema contorno occhi. Utilizzo questa che è una crema contorno occhi illuminante, infatti mi piace utilizzarla la mattina proprio perché va a illuminare leggermente la zona del contorno occhi. E poi come ultimo step metto la crema idratante alla vaniglia di Bella Via. Ovviamente una spazzolata ai capelli non può mai mancare per avere i capelli subito più in ordine. Passando al make-up, non ho mostrato la parte degli occhi perché sono sempre le stesse cose, mascara e eyeliner marrone. Non sto più utilizzando neanche il fondotinta, metto soltanto una base illuminante.
un po' di correttore sulle occhiaie e poi un po' di bronzer e un blush che è leggermente illuminante, che quindi fa anche da illuminante. Tra l'altro mi sta piacendo tantissimo perché è molto leggero e naturale. Ovviamente mi lavo i denti e poi sono pronta per cambiarmi. Questo è il look della giornata. Tra l'altro non dovevo uscire, quindi mi sono vestita molto molto comoda. E poi sono andata sul divano e sulla mia agenda ho iniziato a segnare tutte le cose che dovevo fare durante la giornata o comunque nei prossimi giorni, quindi ho controllato le mail e mi sono organizzata tutto quanto. È una cosa che faccio ormai da tanti mesi e mi trovo benissimo perché altrimenti mi dimentico le cose. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione, ciao!